Erling Haaland è a un passo dalla Juventus per 30 milioni di euro. O meglio, era a un passo dalla Juventus per 30 milioni di euro 2 anni fa. Ciao ragazzi, sono Ben, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo tornati qui con un nuovo video un po' particolare, perché oggi andremo a fare una reazione ad un mio vecchio video, un video di 2 anni fa, precisamente al video in cui annunciai che Haaland era ad un passo dalla Juventus, perché concretamente era così. Oggi ho detto, perché non andare a rivedere quel video? Vediamo che cosa ho detto, vediamo come ho reagito a quella notizia. Prima di partire con il video ragazzi, mi raccomando, lasciate un like di supporto qua sotto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cerchiamo di arrivare a 36.000 iscritti, quindi mi raccomando, sotto con le iscrizioni attivate la campanellina che trovate vicino al tasto di iscrizione. Detto questo, andiamo dentro con il video. Eccoci qua ragazzi, andiamo sotto con il video. Haaland alla Juventus per 30 milioni, parliamone, che c'è anche bisogno di parlarne, caro Benvi di 2 anni fa, c'è anche bisogno di parlarne. Ma compra Haaland, ma sii contento dell'acquisto di Haaland, stai zitto, di semplicemente sono contento. No, invece a quanto pare, come vedrete, ho anche da dire qualcosa. Giusto per precisare, l'Haaland di 2 anni e mezzo fa era l'Haaland che giocava al Salisburgo. Aveva fatto vedere sì delle belle cose, perché aveva comunque fatto, se non sbaglio, il record di gol nei gironi nella Champions League, aveva fatto grandi gol, stava andando bene, però non era ovviamente l'Haaland di adesso, dell'anno scorso, che sta davvero spaccando tutto. Siamo benvenuti in un nuovo video di Benve. Sarebbe il titolo per parlare del calciomercato. Parliamo del calciomercato, vai. Stava per iniziare il calciomercato e si parlava di questa cosa qua, no? Si parlava di Haaland alla Juventus. Ma invece no, perché oggi parleremo di un attaccante. Di chi? Di Haaland? Haaland, sì. E poi appunto che giocava nel Salisburgo. Vicinissimo a vestire la maglia bianconera, ragazzi, perché quelle erano le notizie. Quelle erano le notizie, ragazzi, si parlava di quello. Detto questo, parliamo appunto di questa trattativa che sembra essere ormai ad un passo. Trattativa ad un passo, ragazzi. La trattativa era ad un passo. Haaland era ad un passo essere un giocatore della Juventus. Attaccante che indubbiamente ha un grandissimo margine di crescita. E l'abbiamo visto negli anni dopo che ha avuto un grande margine di crescita, assolutamente. Può diventare davvero forte. Ma ce ne siamo accorti fin dalla stagione dopo, o meglio, fin da quando è arrivato al Borussia Dortmund. Ha davvero senso che la Juve in questo momento vada a investire 30-35? Ha davvero senso? La cifra che appunto... Sì, ben vedi 2 anni e mezzo fa. Sì. Su un attaccante, quando abbiamo Dybala, Ronaldo, Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi. Stoppiamo un attimo il video. Effettivamente questo qua è un ragionamento che era giusto, nel senso, la Juventus in quel momento in attacco aveva Ronaldo, aveva Higuain, aveva Dybala, aveva Douglas Costa e aveva anche Cuadrado. Quindi in quel momento comprare Haaland, spendere 30 milioni per Haaland era sì magari un bel investimento per il futuro, però nello stesso identico momento la Juventus aveva bisogno, così come ora, su questo non è cambiato niente. Da 2 anni e mezzo a questa parte non cambia niente su questo, di rinforzare il centrocampo, quindi di comprare un giocatore a centrocampo. Quindi il mio ragionamento era: ha senso spendere 30 milioni per Haaland quando abbiamo più bisogno di investire su un centrocampista forte? E quindi quei 30 milioni possono essere messi lì per comprare un centrocampista forte. Effettivamente era un ragionamento giusto, però poi pensare come è andata avanti. E allora andiamo avanti con il video, sentiamo cosa ho da dire. I rimpianti ci sono, Quale Pogba che non sta giocando alla Juventus? C'era Pogba che non giocava al Manchester United. Pogba alla Juventus, no. Sta giocando al Manchester United da 2 mesi. Facciamoci un pensierino, no? Anziché 30 milioni, ne diamo 50. Cavolo, la Juventus in questo momento il centrocampo sembra avere, più che un centrocampo, delle pecore che passeggiano. Ecco, il nostro centrocampo già 2 anni fa, alla mia detta, era un centrocampo composto da pecore che non sanno dove andare. Un grandissimo centrocampista, mi dico io, ma anche solo un Vidal. Cioè io sarei... Vidal qua dietro. Piccola parentesi per tutti quelli che mi dicono della maglia di Vidal qua dietro. La maglia di Vidal qua dietro è una maglia firmata, è una maglia che ha un ricordo per me di quella che è stata, diciamo, il primo periodo della Juventus di Conte, che ha vinto eccetera, quindi un ricordo di infanzia, un ricordo bello. Sono legato comunque a Vidal, a Juventus. Per me Vidal è stato uno dei centrocampisti, assieme a Pogba e Pirlo, più forti che la Juventus abbia mai avuto. Mi ha fatto davvero innamorare della Juventus Vidal. Questa è la maglia che mi ha autografato lui quando è venuto in ritiro qua dove abito io. Quindi sappiamo tutti poi come è andato a finire Vidal all'Inter di qua e di là. Mi sta sul cazzo anche a me ora che è l'Inter, però è un ricordo e quindi la maglia rimane lì.
chiuso il discorso, anche perché tanto là dietro c'è anche quella di Cristiano firmata, quindi si fanno compagnia, ecco. Due che non sono più alla Juventus. Vidal potrebbe dare al centrocampo Vidal, quella carica, quella qualità che al momento alla Juventus manca. Quella che manca. Ma effettivamente poi in realtà se ci pensate, Vidal poi è andato all'Inter e comunque all'Inter è comunque quel centrocampista che quel qualcosina da sempre. Quella qualità, quella quantità a centrocampo gli ha da sempre. Perché non prendere un centrocampista con i soldi delle cessioni di Manzo? Dice, perché non prendere Rugani, un centrocampista? Effettivamente Piazza, effettivamente Emre Can, dato via, che Emre Can via, cioè, Emre Can andrà, secondo me quando gli verrà posta la domanda a Paratici se Paratici necessita la Juventus di un centrocampista o meno, Paratici risponderà: la Juventus ha comunque un centrocampo di qualità, bisogna avere fiducia, eccetera eccetera. No, no, spoiler, esattamente quello che ha detto Paratici, esattamente quello che ha detto Paratici. La rosa completa così, la rosa è una rosa forte, la rosa è una rosa di quantità. Quell'anno lì ancora abbiamo vinto, perché quell'anno lì ancora abbiamo vinto con Sarri, abbiamo vinto il campionato perdendo una finale di Supercoppa, perdendo una finale di Coppa Italia, andando fuori con il Leone in una maniera proprio che vabbè, lasciamo stare, però abbiamo vinto ancora il campionato. Mi ha fatto ridere questa cosa qua. Mi ero incazzato. No, ecco. No, la Juventus ha un centrocampo del cazzo in questo momento. Esatto. L'unico che va avanti. Esatto, la Juventus ha un centrocampo del cazzo. Adesso ce l'aveva anche sembrava rinato fa, le prime, bene, non è cambiato niente, partite, e poi dopo l'infortunio sta di nuovo tornando ad essere sottotono e passeggiare. Averlo uno come Matuidi adesso, bisogna ragazzi. Trovare averlo uno come Matuidi adesso, qualità, averlo che ci dia quella quel brio, quella rapidità, quella classe a centrocampo. Ora, ragazzi, poi alla fine gira la questione è sempre quella. Manca comunque ancora ora a centrocampo qualcuno che ti dia quella classe in più. Giusto Locatelli dà quella classe in più. Poi c'è McKennie che dà un po' più di quantità. E poi c'è Arthur che, sperando che venga messo in coppia con Locatelli, può dare anche lui quella qualità in più. Però Bentancur, Rabiot sono ancora tutti lì, sono ancora tutti lì. Ramsey, tranquilli, sono ancora tutti lì. Chi tra l'infermeria, chi tra il campo a passeggiare, sono tutti ancora lì, tranquillo. Tranquillo che siamo usciti agli ottavi di finale contro il Lione, perdendo l'andata 1-0 da loro, non giocando neanche un minuto. E in ritorno gli abbiamo regalato un rigore e siamo riusciti a uscire lo stesso. Io paragonavo la nostra rosa a quella del Barcellona, a quella del Liverpool, perché speravo un qualcosina di decente nella Champions League. Invece no. Quindi ragazzi, la reazione a questo video è finita qua. Speriamo che magari, appunto, visto che si parlava di Pogba in questo video di 2 anni fa, magari a giugno arriverà Pogba, o non lo so, visto che si parlava di centrocampo del Barcellona, magari arriverà un De Jong. Sto sognando come sognavo 2 anni fa, parlando di Champions League, robe varie, così che stiamo neanche a nominare. Detto questo, per questo video è tutto. Fatemi sapere se voi, tornando indietro nel tempo, avreste preso Erling Haaland a 30 milioni con quella che era la situazione in quel momento, perché effettivamente la Juventus davanti era messa bene e a centrocampo che faceva cacare così come ora. Quindi non è che era proprio una cosa così tanto scontata, ecco, spendere 30 milioni per Haaland, che non si sapeva benissimo quello che sarebbe potuto diventare. Poi è diventato un fenomeno, però purtroppo noi non ci possiamo far nulla ed è un grandissimo rimpianto per noi. E noi ci becchiamo prossimamente con un nuovo video. Ciao ragazzi e sempre forza Juventus fino alla fine.